Ciao a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con MovieTech. Oggi vi introdurrò e mostrerò le principali caratteristiche del Ronin 2. Il Ronin 2 è un gimbal prodotto da DJI che permette di ospitare macchine fino a 30 libbre di peso, che sono circa tra i 13 e i 15 kg. Questo ci consente di utilizzare macchine piuttosto grosse e di alto livello come questa C500 Mark II. Il montaggio è piuttosto semplice. Iniziamo montando il gimbal sul suo supporto. Attraverso la coda di rondine il montaggio è immediato. Secondariamente montiamo il pacco batterie. E le due batterie TB50. Il gimbal è ora pronto per ospitare la macchina da presa. Ci assicuriamo di aver bloccato sia l'asse del pan, sia l'asse del roll. E teniamo libero il tilt. Montiamo la piastra del gimbal sotto la piastra della macchina, cercando di posizionarla più o meno in una posizione centrale rispetto al baricentro della macchina. Consiglio di montare anche la piastra superiore per rendere tutto il sistema più rigido. A questo punto possiamo montare la macchina sul gimbal. Procediamo bilanciando la macchina sul primo asse, dopo aver assicurato anche la piastra superiore. Iniziamo il bilanciamento muovendo la macchina sulla sua piastra. Una volta serrata, muoviamo la macchina verso l'alto e attraverso queste due regolazioni la bilanciamo sulla verticale. Se la macchina è particolarmente ingombrante, come in questo caso, possiamo andare ad allungare la culla attraverso questa regolazione. Procediamo ora al roll. Lo sblocchiamo e attraverso la piastra della macchina andiamo a muovere finché non troviamo l'equilibrio. Sblocchiamo infine l'asse del pan e lo andiamo a regolare. Incliniamo tutto il sistema e andiamo a lavorare su questa regolazione finché la macchina non trova il suo equilibrio. Ricontrolliamo tutti gli assi e ci assicuriamo di aver stretto tutto accuratamente. Vi ricordo che tutte queste operazioni sono state fatte a macchina spenta. È fondamentale regolare meccanicamente il bilanciamento in modo che la macchina possa lavorare al meglio possibile. Migliori sono le regolazioni meccaniche, minore sarà il lavoro che devono fare i motori e più efficace sarà la stabilizzazione. Procedo ora ad accenderlo e a finalizzare le mie regolazioni. Mi assicuro che non ci siano impedimenti meccanici e vado ora a lavorare sul monitor. Il Ronin 2 ha un'interfaccia di controllo onboard con un monitor e dei tasti che permettono di eseguire le principali regolazioni. Nello specifico abbiamo il menu motor che ci dà alcune informazioni sulla coppia dei motori e ci permette di fare l'autotune. L'autotune è un processo di autoregolazione della macchina sulla base del peso che abbiamo applicato. È possibile poi manualmente intervenire sulla coppia dei singoli motori. Il menu Smooth Track ci permette di andare a lavorare sul singolo asse modificando la risposta ai nostri input. È possibile inoltre accendere e spegnere il Push Pan e il Push Tilt che ci permettono di andare manualmente a muovere gli assi per raggiungere l'inquadratura desiderata. Esistono dei profili preimpostati che sono visualizzati su questa piccola icona e che si possono modificare da questo tasto. Nello specifico abbiamo gimbal a mano, gimbal su supporto antivibrante, quale un'automobile ad esempio, un gimbal sotto a un drone e su treppiede. Nel nostro caso utilizzeremo il settaggio a mano. Un tasto molto importante è il tasto Pause,
che ci permette di mettere in pausa il gimbal, ovvero i motori vengono spenti ma tutta la macchina rimane accesa, comprese le uscite di alimentazione. Questo è comodo per salvare batteria e per fare settaggi dell'ultimo minuto sulla macchina o sul gimbal. Il gimbal offre tutta una serie di uscite e di entrate, sia di alimentazione che di segnale. Nello specifico abbiamo delle uscite di tap di alimentazione sul corpo batterie, delle uscite LEMO di alimentazione vicino alla camera e un SDI pass-through che ci permette di uscire dalla macchina, entrare in SDI a fianco e riuscire col segnale sulla parte alta del gimbal, in modo da poter montare facilmente un monitor o un trasmettitore video. Il gimbal ci avvisa con un messaggio di alert nel momento in cui uno o più assi sono ostacolati in qualche modo a livello meccanico. La causa potrebbe essere un carico mal distribuito oppure un bloccaggio meccanico su uno degli assi. Esiste un'app disponibile per Android e iOS che permette di interfacciarci con il gimbal. Una volta aperta l'app, dobbiamo selezionare il gimbal con cui stiamo lavorando, in questo caso il Ronin 2, e ci connettiamo. Se viene richiesta la password, si utilizza la password di default, che è una stringa di numeri dall'1 all'8. Nella schermata principale abbiamo alcune voci disponibili. La voce principale si chiama Configuration e ci permette di modificare i parametri dei motori e la risposta dei motori ai nostri input. Per quanto riguarda i motori, i settaggi sono molto simili a quelli presenti sull'interfaccia onboard, ovvero l'autotune e le regolazioni manuali dei singoli motori. La voce Smooth Track ci permette di regolare la reattività dei singoli assi sulla base dei nostri input. Le voci principali sono Speed e Acceleration, oltre al dead band, che è l'angolo all'interno del quale il gimbal non reagisce ai nostri input. Si può inoltre attivare il push pan e il push tilt. È possibile salvare dei preset attraverso i vari user, oltre a selezionare quelli già disponibili, che sono handheld, car mount, aircraft e tripod. Si può infine eseguire un balance test per verificare che il bilanciamento meccanico sia efficace. Nel caso in cui il gimbal abbia delle reazioni inaspettate oppure i settaggi che abbiamo inserito non diano i risultati sperati, è possibile tornare ai settaggi di base attraverso il menu Settings, More, Restore Gimbal Setup. Questo riporta i settaggi del gimbal a quelli di fabbrica e ci permette di andarli a modificare di conseguenza. Grazie a tutti per aver guardato questo video e seguiteci sui nostri canali social.